Praticamente il congresso è stato letteralmente qualche giorno fa, è stato frutto di un lungo percorso, per me è stata un'emozione essere stato individuato da tutti i ragazzi come figura che poteva ricoprire quel ruolo, che sarà un ruolo di grande responsabilità. È comunque frutto di un percorso fatto negli ultimi mesi e non solo, tra tutti i territori, per cercare di riallacciare tutta una serie di rapporti che si erano un po' deteriorati. È anche il frutto di un ottimo percorso che ha fatto il nostro territorio, sia nella provincia di Pesaro Urbino, sia nel comune di Vallefoglia, che come Giovani Democratici negli ultimi anni abbiamo sempre cercato di portare avanti. Invece per quanto riguarda anche come un po' è venuta la tua elezione, in questo momento immagino tutto per via telematica. Sì, esatto, cioè questa qui sicuramente siamo in un momento storico dove vedersi non era fattibile. E quindi per forza di cose abbiamo dovuto optare per fare un congresso online, ci siamo collegati su Google Meet, che è una piattaforma che permette di fare riunioni in maniera telematica. Anche tutti gli incontri preparatori, anche tutte le iniziative ormai attualmente le stiamo facendo online, anche quelle pubbliche, proprio perché noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio e a rispettare quelle che sono i decreti e le direttive che ci arrivano dal governo e dalle varie amministrazioni. Quindi sicuramente un atto di responsabilità è stato fare questa cosa online e nonostante il periodo non potevamo permetterci di restare fermi. Siamo reduci da una sconfitta parecchio sonora alle elezioni regionali e quindi come organizzazione, soprattutto a livello regionale, stare fermi poteva essere deleterio. Per questo è stata un po' volontà di tutti prendere e decidere di fare comunque questo passo, farlo online, farlo tutti insieme in maniera unitaria per rimettere in moto quella che era la macchina della nostra organizzazione a livello regionale. Lo hai citato tu appunto le elezioni regionali che si sono tenute a settembre. Ti chiedo anche per ultimissima cosa, tu sei molto giovane, rappresenti i Giovani Democratici delle Marche, da dove un po' anche riparte il lavoro dei ragazzi e anche delle ragazze, perché so appunto che è anche tua volontà coinvolgere la politica sempre più anche alle donne. Sì, esatto. Diciamo che soprattutto negli ultimi anni, ma più o meno da sempre, la partecipazione femminile è stata un po' problematica all'interno delle organizzazioni politiche. Ci si può nascondere dietro al dito del dire che la politica non è attrattiva, ma molte volte è anche dovuto al fatto che nella maggior parte degli organismi le figure sono quasi completamente maschili e quindi diciamo che dirottano le attività dell'organizzazione verso tematiche più attrattive, diciamo, a un pubblico maschile. Un esempio molto recente è proprio la nuova giunta regionale fatta dal neopresidente Caccaroli, dove su tutte le figure solo una è femminile. Noi come Giovani Democratici siamo consapevoli che tra le nostre fila sono molti di più i maschi rispetto alle ragazze, ma abbiamo comunque scelto di dare un segnale, di prenderci l'impegno e negli organismi, quelli più importanti, quelli che danno l'indirizzo politico dell'organizzazione, cercare di rispettare al meglio quella che è la parità di genere per fare in modo che anche la voce femminile sia altrettanto ascoltata e presa in considerazione al pari di quella maschile. Tra le varie attività, sicuramente ci sono la formazione e il radicamento nel territorio, che sono cose che alla nostra organizzazione, ma a molti partiti politici di vari schieramenti sono mancate negli ultimi anni. Quindi sicuramente metterci a fare formazione sia per i nostri ragazzi, sia per i vari segretari di circolo, che sono le figure più importanti della nostra organizzazione nel territorio, tutti gli amministratori comunali, perché comunque in tutta la regione abbiamo diversi ragazzi giovani che fanno parte del nostro gruppo, che sono già stati eletti in consiglio comunale. E poi c'è il radicamento territoriale, perché ancora come organizzazione non siamo presenti su tutto il territorio regionale, molti comuni, soprattutto nelle aree interne, non siamo presenti, non abbiamo figure che ci rappresentano lì, però ci sono anche belle notizie perché ad esempio da poco siamo riusciti a ritornare a riaprire il circolo di Camerino, che è una realtà interna della provincia di Macerata, tra le più colpite dal sisma. E quindi anche quello è un segnale di riavvicinamento alla nostra organizzazione anche ai temi quelli periferici e ai temi dell'entroterra, delle aree interne del nostro territorio.